La legionella è presente negli ambienti acquatici naturali e artificiali, quindi diciamo dalle sorgenti, comprese quelle termali, fiumi, laghi, poi arriva ad arrivare nelle tubature degli edifici. La prevenzione si basa soprattutto sulla pulizia degli impianti appunto idrici, di condizionamento di aria e di acqua. Da notizie di stampa abbiamo appreso che agli inizi di agosto c'è stato un decesso presso l'ospedale di Cona, pare proprio per un caso di legionelle. Il paziente era un anziano con problemi cardiocircolatori e la situazione è degenerata purtroppo fino al decesso. Lo stesso direttore sanitario del nuovo Sant'Anna ha dichiarato alla stampa, testuali parole, i tempi di positivizzazione propendono per il fatto che il contatto sia avvenuto durante il ricovero. Non si esclude che il test sia risultato negativo all'inizio del ricovero per un errore, ma è un'eventualità poco probabile. La notizia del decesso naturalmente ha suscitato un diffuso stupore. Il nuovo Sant'Anna è stato aperto da pochi anni, oltretutto dopo una serie di controlli e bonifiche a seguito proprio della scoperta nelle condutture del polo sanitario di ceppi di batteri di legionella a novembre del 2011, proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto svolgersi il trasloco dall'ex Sant'Anna di Corso Giovecca nella sede attuale. Attualmente è in corso anche un procedimento giudiziario che vede coinvolto l'ex direttore generale, che riguarda una serie di questioni quali proprio il fallito trasloco programmato per il 3 novembre del 2011 e rigettato per la mancata autorizzazione sanitaria dei costi legati al vecchio Sant'Anna fino alla scoperta tardiva di un batterio di legionella portata a conoscenza dal direttore generale il 4 novembre 2011, quindi un giorno dopo la data che era prevista per il trasloco. Ora, le disposizioni regionali richiedono all'azienda USL di effettuare regolari controlli nelle reti idriche degli ospedali di tutta la rete in funzione del rischio attribuito ai diversi settori di attività e, qualora si rendano necessari, programmare interventi di contrasto che salvaguardano la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. La Procura, nell'impugnativa contro la sentenza di primo grado, ha evidenziato la scarsa qualità dei materiali utilizzati nella costruzione dell'ospedale, questo è il punto cruciale. Scarsa qualità che probabilmente, ripeto probabilmente, ha spinto l'amministrazione della struttura a utilizzare in modo contenuto o misurato gli interventi di sorveglianza attiva contro la legionella, quali ad esempio lo shock termico oppure l'iperclorazione. Interventi che ad esempio all'ospedale di Baggiovara pare abbiano rovinato l'impianto idrico al punto che a oggi pare sia da rifare. Questi interventi chiaramente sono diciamo così, rischiosi per l'impianto idrico, però salvaguardano la salute dei pazienti e degli operatori sanitari. Chiaramente l'obiettivo di contenimento del batterio della legionella per noi non è sufficiente, vogliamo arrivare praticamente all'azzeramento del problema. Ed è assurdo che una persona entri in ospedale per curarsi e ne esca purtroppo, in una bara, insomma, non c'è altro termine da usare, anche se è molto violento. A tal proposito noi chiediamo se l'impianto idrico appunto dell'ospedale di Cona è stato costruito secondo criteri moderni con materiali resistenti ai trattamenti impattanti previsti dalla normativa vigente per il controllo e il contrasto della legionella. In quali condizioni attualmente l'impianto e quali interventi preventivi siano stati adottati per tutelare la salute dei pazienti in cura e dei dipendenti, dall'ultimo caso di legionellosi verificatosi nel 2011 ad oggi. Se non ritengo opportuno dare maggiore trasparenza attraverso il portale web della Sanità regionale delle risultanze e delle periodiche analisi sulle acque e degli impianti idrici della rete ospedaliera, del programma di sorveglianza e controllo delle malattie infettive. Se e quali misure l'assessorato abbia posto in essere al fine di accertare tutte le criticità che hanno caratterizzato l'avvenimento e nell'eventualità quali siano i risultati acquisiti. Se l'assessorato sia in possesso di ulteriori informazioni in ordine all'accadimento in esame rispetto a quelle diffuse dagli organi di stampa e nell'eventualità quali siano queste informazioni. Grazie. Prego, Assessore Venturi, per la risposta a 3 minuti. Grazie. Allora, l'impianto idrico dell'ospedale di Cona
è stato costruito con materiali resistenti ai trattamenti previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'impianto idrico prevede componenti impiantistiche per la produzione e dosaggio di biossido di cloro, che è uno degli elementi che si utilizzano per combattere la legionella, con iniezione in continuo. Le tubazioni sono in polietilene ad alta densità, in acciaio zincato e acciaio inox. L'impianto idrico, secondo quanto stabilito dal capitolato di appalto e specificato nel documento di riferimento dell'azienda, è di valutazione e gestione dei rischi sanitari associati all'utilizzo di acqua potabile fornita dal sistema di distribuzione, è sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Attualmente l'impianto risulta in buono stato di conservazione. Riguardo agli interventi preventivi adottati a tutela della salute di pazienti e lavoratori, si precisa che gli stessi hanno avuto inizio prima dell'apertura, ossia in fase di pre-startup dell'ospedale di Cona, sono stati mantenuti negli anni secondo quanto descritto nel Water Safety Plan sopra richiamato. La gestione del rischio di legionella, che è stabilito dalla delibera regionale 2008, lavora su tre ambienti, fattori ambientali impianti, su tre criteri, fattori impiantistici, mappature delle procedure assistenziali a rischio, classificazione delle aree ospedaliere per livello di rischio dei pazienti e degli operatori. In merito all'avvenimento richiamato, necessita di puntualizzare quanto segue. Come richiamato dalle linee guida nazionali del 2015, l'antigene urinario, che è un test rapido che è suggestivo per la diagnosi di legionellosi, si fa con esame culturale. Il riscontro di positività permette di attivare il sistema aziendale per garantire una rapida indagine epidemiologica. Per la diagnosi di conferma, il metodo diagnostico più affidabile è l'esame culturale. Come ho già detto prima, non risultano essere state accertate in ospedale altre positività per antigenuria delle legionella in pazienti che hanno soggiornato con quel cittadino nella stanza di cui si tratta. Si sono state comunque adottate le misure urgenti atte a impedire eventuali possibili infezioni a seguito del riscontro di positività nella doccia di una stanza dove era stato ricoverato il paziente. Il paziente stesso è stato sottoposto a riscontro diagnostico. Sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità campioni di tessuto polmonare del paziente prelevati in corso di esame autoptico, le piastre con sviluppo di legionella dai campioni d'acqua prelevate nella stanza di degenza, le piastre con sviluppo di legionella da campioni d'acqua presso il domicilio del paziente, al fine di dirimere l'origine, sia in attesa dei relativi riscontri che saranno disponibili in tempi superiori a un mese. Da segnalare inoltre che il 5 di agosto è stato effettuato un sopralluogo anche dal servizio di sanità pubblica dell'azienda con campionamenti in altre due stanze di degenza dove era stato ricoverato il paziente. Per quanto riguarda un terminale doccia è risultata una possibilità con sviluppo di legionella in misura superiore ai limiti consentiti. È stato segnalato l'evento presso la Procura della Repubblica, a cui è seguita l'apertura dell'inchiesta. Infine, per chiudere, riguardo alla proposta di inserire nel portale sanità gli esiti delle verifiche effettuate, si ritiene che questo non contribuirebbe in sé ad un'efficace informazione, poiché ogni punto di rilevazione è inserito ed assume un significato unitamente allo specifico risultato nell'ambito del piano di valutazione dei rischi e campionamento di ogni singola struttura ospedaliera. Chiudo davvero segnalando alla consigliera che, se ritiene, le possiamo fornire, appena in possesso dei dati che dicevo saranno superiori a un mese, gli ulteriori sviluppi che riguardano questa situazione. Grazie assessore, sì, naturalmente voglio rimanere aggiornata sul caso, mi auguro che appunto il decesso di questo paziente non sia avvenuto per la presenza nell'ospedale, perché questo significherebbe comunque un rischio anche per gli altri pazienti. Chiaro è che il sospetto ci rimane, soprattutto insomma, avendo visitato i cunicoli di Cona, vediamo che la situazione legata all'umidità, all'acqua, alle infiltrazioni non è quella idonea a una struttura ospedaliera, oltretutto di recente costruzione, o meglio di recente inaugurazione, perché in realtà la struttura ha già 20 anni, quindi insomma la situazione non è chiaramente delle migliori per quella che dovrebbe essere una struttura nuova e all'avanguardia. Mi tenga per favore aggiornata, grazie.